Ma è incredibile. Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. E oggi Moschito vi porta a incontrare Peppe, grande spinner che ho conosciuto perché ho comprato da lui degli artificiali che aveva messo in vendita sul marketplace, un prezzo veramente buono, tenuti in maniera maniacale, perché lui è maniacale nel suo, per la sua precisione. È un grande spinner, è aperto da poco un canale YouTube freschissimo, sono stato il primo iscritto. Il canale si chiama Pillole di Spinning. Lui è davvero molto preparato, molto meticoloso, e è anche una persona con la quale si parla in maniera molto amabile, quindi ci siamo sentiti al telefono perché mi ha chiesto i consigli sul canale YouTube e adesso ci facciamo una pescatina insieme, sperando che mi abbia aspettato perché mi si è fatto un po' tardino. Eccolo qui, forse che sta andando via. Adì al volo io e Peppe, ma stava andando via perché non sente freddo, è venuto leggero e quindi se ne va. Niente, lui ha cappottato, vediamo un po', non gli do il cambio di guardia, vediamo che riusciamo a fare con il Momotti un po' più big. Poi ce l'abbiamo. Abbiamo mare. Provato. Adesso proviamo un Working the Dog, visto che praticamente siamo alla marea più bassa che ci sia. Era difficile perché, come vedete, adesso che c'è la bassa è piena di sassi sporgenti, come vedrete anche dalle immagini dal drone. Pure sotto è tutta variegata con alti e bassi. E quindi l'incaglio è praticamente dietro l'angolo, soprattutto nei periodi di bassa. Adesso proviamo questo Chinese 2 euro. Guardate qua, bella forma a sigaro, sarebbe veramente fantastico. Vabbè, intanto vediamo come si allancia. Si lancia un po' di meno rispetto al Decathlon, però movimento walking. Adesso ve lo faccio vedere meglio, ma c'è tutto, eh. Proviamo un lancio.
Proviamo questo aggressivissimo Eia Bullet della come cazzo si chiama? Questo è pure pesante per sta canna. La si spinge. Non lancio. Madonna. Ora la tiriamo fuori. Ma è incredibile. Incredibile. Fuori piano piano, piano piano la facciamo stancare. Non facciamo stupidaggi perché sta lontana, eh? Dobbiamo tenere alta la canna perché l'altra volta abbiamo fatto la cazzata. Cioè, incredibile. Un lancio gliel'avrò tirato in bocca. Vai piccola, vieni. Tirare su. Madonna. Ragazzi, questa è una ultra big. Questa, eccola là. Ma è una ultra. Che cos'è? Che cos'è un ultra cazzo? No. No. Il disappunto che vedete, che manifesto quando capisco che in realtà non si tratta di una ultra big, ma semplicemente di una, alla fine, bella spigola, però presa sul dorso, è dovuto proprio a questo. Mi aspettavo che per come tirava, per come sfrizionava, la frizione non ce l'avevo nemmeno settata così leggera. Mi aspettavo veramente una spigola molto più grande, e invece era una spigola, sì, una buona pezzatura sul chilo. E niente, quindi ci sono rimasto un po' male. Fatto è che questa spigola comunque ha lottato veramente come una guerriera, e quindi mi ha dato una grande dose di adrenalina, e sono contento di questo bel combattimento che mi ha regalato. Veramente la spigola guerriera è stata tosta, ma lo dimostra poi anche il suo corpo, che si tratta di una spigola guerriera. Piccola non è piccola, per carideo, per carideo. Poveretta, anche poveretta, questa ha avuto un sacco di problemi. Comunque sei tosta, sei.
tosta, piccola. Guardate qua. Non so se tenerla tutta. Proviamo a rimetterla in acqua. Vediamo se riparte. Sinceramente ero molto indeciso su da farsi, se trattenerla oppure no, perché comunque aveva tutte quelle ferite e quindi stavo pensando di trattenerla. Poi ho detto, visto che ha combattuto così tanto, le voglio dare una possibilità, vedere se comunque si riprende in acqua. E appena messo il guadino, si è andata, dai. Vabbè, oh, raga, la spigola c'era, la regina c'era, ma aspettavo una regina a 3-4 kg. E vabbè. Allora, ne vogliamo parlare o no? Cioè, ho preso la spigola, un cazzo di tramonto che Dio solo sa, sentite che pace, Gran Sasso, Monti Gemelli, Maiella, ma ragazzi, che andiamo cercando di più dalla vita? Stupendo.